Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video dedicato al Natale. Nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questa simpaticissima decorazione per il nostro albero di Natale. Per questo progetto ci servirà del filato, cotone o lana, quello che preferite, per fare la testa di colore rosa. Poi ci servirà della lana per fare i capelli, del colore naturalmente a vostra scelta, e lavorerò con un uncinetto numero 3,5. Poi ci servirà una sfera, la mia misura ha un diametro di 7 cm, e poi ci serviranno dei nastrini per decorare, i miei misurano un'altezza di 5 cm e 4 cm. Per fare la testa avviamo un anello magico, sei punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringiamo l'anello, chiudiamo con un punto bassissimo. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. Uno, entriamo nello stesso punto, 2, andiamo nel punto successivo, 3, 4, andiamo nel punto successivo, 5, 6, andiamo nel punto successivo, 7, 8, 9, 10, andiamo nell'ultimo punto, 11, 12. Nel terzo giro lavoriamo un punto basso, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, un punto basso, un aumento. Alla fine del giro avremo un totale di 18 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, 2 punti bassi, 1, 2, un aumento. Alla fine del giro avremo un totale di 24 punti bassi. Nel prossimo giro, 3 punti bassi, 1, 2, 3, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, 3 punti bassi, un aumento, per un totale di 30 punti bassi. E adesso lavoriamo 5 giri di punti bassi così come si presentano. Dopo aver lavorato i 5 giri di punti bassi, iniziamo con le diminuzioni. 3 punti bassi, 1, 2, 3, una diminuzione. Prendiamo il primo punto, prendiamo il secondo e li chiudiamo insieme. Ripetiamo fino alla fine, 3 punti bassi, 1, 2, 3, una diminuzione. Alla fine del giro avremo un totale di 24 punti bassi. Nel prossimo giro, 2 punti bassi, 1, 2, una diminuzione.
Ripetiamo fino alla fine, due punti bassi, 1, 2, una diminuzione. Alla fine del giro avremo un totale di 18 punti bassi. Nel prossimo e ultimo giro lavoriamo un punto basso, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine, un punto basso, una diminuzione. Avremo un totale di 12 punti bassi. Arrivati alla fine, chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. E adesso inseriamo l'imbottitura. Per fare i capelli avvolgiamo la lana su un cartoncino o su un blocco dell'altezza di 15 cm. Ed ora andremo ad incollare i capelli in questo punto della testa, per cui in basso, vedete, sul dietro.
Ed ecco pronta la nostra simpaticissima decorazione natalizia. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che vi sia utile per i vostri lavoretti. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi aspetto al mio prossimo tutorial. Ciao!